Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloth Game, episodio 16 della nostra campagna con Grincor Pelle di Ferro alla guida dei Pelle Verdi in Total War Warhammer. Nello scorso episodio abbiamo fatto. Cos'è che abbiamo fatto? Sì, un po' di gestione, perché in quello prima c'è stata la battaglia contro Tolgrim. Adesso i nani non hanno più praticamente nulla, come ha detto Lorenzo, sono diventate delle pippe pazzesche. E perché se guardiamo addirittura da qui. Sono grado di forza 25, cioè li abbiamo proprio massacrati. Adesso però il problema sono i tizi qua a sud che sono un grado di forza 5. Noi siamo gradi di forza 2. Siamo ovviamente più forti, ma non è detto che andrà bene per molto tempo questa cosa. Ok, lui l'abbiamo già mosso. Mi sembra che alla fine di questo turno non potevamo fare molto, quindi possiamo anche andare avanti così. Non costruirei nulla e a posto. Sì, l'unica, volevo fare un appunto sui ribelli, ne parlavo nei commenti con Simone e Baluba Cazzone. Purtroppo sono usciti i ribelli Pelle Verdi, cioè Pelle Verdi ribelli e non vecchie tribù orchesche, perché probabilmente questa era una città nanica, mentre questa qua era una città orchesca. La mia idea era quella di far uscire le Zanne Rosse, però purtroppo non sono uscite. Voi direte che cavolo fai i ribelli a fare? Lo scopo è non fallire questa missione, però ho scoperto che anche se praticamente dovessero morire anche le lance insanguinate, cosa che presumo accadrà presto, quella missione non si fallisce perché il gioco è fa fatto in modo che questi incarichi possano andare avanti, insomma, ecco. Non voglio andare oltre, possiamo fare il cambio turno, lui ha la combattività bassa ma va bene lo stesso. E andiamo avanti, vediamo un attimo se succede qualcosa di particolare in questo turno, penso di no. Si erano già mossi un po' tutti, questi che vogliono per stringere la mano, quindi come gli uomini. Ah, sarai fortunato se tra un attimo respirerai ancora. Allora, loro vogliono fare un'alleanza militare con noi. Caro mio, è troppo schifo. Io voglio chiederti invece se mi paghi. Pagami. Non l'ha fatto, vabbè, pazienza. Grandi. Allora, loro hanno fatto fuori i ribelli, quindi una battaglia in meno per me. Hanno preso di sicuro un po' di combattività in più, però avranno anche subito delle perdite, anche se lievi. Quindi direi che adesso abbiamo noi la palla al balzo, però prima di guardare qua sotto andrei qua sopra dove, come mi ha suggerito Bodvar, vorrei conquistare questa zona qui, però dobbiamo stare attenti all'obiettivo. Adesso invece la mia Vag ha il compito di morire e schiantarsi qua sopra, perfetto. Allora tu mi fai questo e tu invece che me lo stai già facendo in questa provincia ti sposti semplicemente più in giù. Perché dobbiamo unirti a qualche esercito. Invece volevo finire la missione che ha Gringor, questo qua, schiacciatappi. Quindi ci andiamo a razziare nuovamente qui. Ciao Gringor! Boom! Wow! Fortissimo! Grande, razzia! Boom! E vai! Abbiamo ottenuto un talismano, seme della rinascita, abilità passiva, seme della rinascita, che fa recuperare i punti salute nei combattimenti. Grande! È costante. Abbiamo finito la missione schiacciatappi! Abbiamo 11.000, perfetto. Allora tu puoi venire qua a recuperare i morti. Qua invece, se ti facessi così, recuperi comunque. Consente reintegro delle unità globali. Vai. Fai così, che va bene. Allora, per quanto riguarda le conquiste, fatemi capire. Io ora vorrei conquistare la regione sud tutta. Così da eliminarci il problema una volta per tutte. E poi la strada argentata, se se ne va via sto coso, vabbè, comunque, perché qua ci sono addirittura le gemme che sono in sacchi da 64, non so cosa voglia dire. Allora, le gemme hanno un grande valore perché sono preziose e costose, grande. Purtroppo a volte c'è un demone imprigionato al loro interno, ok, mentre qua c'è pure l'oro, quindi vorrei tipo fare dritto per dritto su di là. Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 10. Ok, 10 che vorrei conquistare. Però il mio obiettivo, quello del capitolo, devo prenderne ancora 5. Razziare, cioè devo fare non 5, ancora 9 interazioni, diciamo, con insediamenti stranieri. Questo va bene, c'era quello dei razziamenti, dobbiamo farne ancora due, saccheggio razzia 6, dobbiamo farne ancora due, quindi basta che ne razziamo ancora due e siamo a cavallo. Direi che riusciamo a fare anche questo, sì più orco, perfetto.
Potere bruto, forse ce la facciamo con Gringor che è già a livello 16, mentre per quanto riguarda questo qui non penso perché i miei due eroi sono lì, potremmo eliminare dall'esercito di Gringor sto pistolino qui, però boh, mi piace l'idea di avere un mago in battaglia, anche se non è un mago perché è uno sciamano. E poi l'ultimo, devo saccheggiare, questo è saccheggio, fai? Modalità campo di incursione, vediamo. Vediamo se è così o meno. Comunque, se riusciamo, facciamo anche quella. Ok, facciamo il giro di costruzioni solito. Poi gestirei la zona sud, che è la più complicata. Allora, finiamo di pompare la nostra regione madre, madre centrale. Miniera de ferro, cosa possiamo fare? Niente che aumenti i soldi. E qua l'ordine pubblico è già a posto, quindi direi che siamo a posto così. Procediamo in ordine. Allora, qui fa tutto schifo, però farei questo. Potremmo investire nella capanna dello sciamano, ma per adesso investirei semplicemente in economia per fare anche il quarto esercito, che lo faremo ovviamente con l'altro lord leggendario, ma che prima necessita la capanna dello sciamano. Non possiamo fare niente, prima di guardare sotto, che appunto è la cosa finale di questo turno, non penso che farò la battaglia, volevo fare un po' di diplomazia. Allora, loro sono forza 8, sono in guerra con l'impero. Con questi due tizi e con le lance insanguinate. Io direi che tanto le lance insanguinate non ci frega. Tu cosa pensi di me? C'è un po' di avversione? Avversione 40. L'avversione tua nei miei confronti è solo 30. L'avversione 40. L'avversione che abbiamo con i nani invece è di 60. Cioè con i nani proprio ci odiamo. Mentre con loro c'è possibilità di fare una specie di alleanza. Dunque, hanno parecchi nemici tra cui anche l'impero, ma chi se ne frega dell'impero, giusto? Quindi direi che proviamo a fare qualcosa con loro, anche perché penso che sinceramente ce ne siano pochi che ci vogliono bene, questi qua stanno per morire, quindi vediamo se riusciamo a avere delle relazioni amichevoli con qualcuno. Però, caro mio, tu sei immortale, ma io voglio i tuoi soldi. Vediamo un po', 1200. Hanno accettato, grande. Fantastico, via, non rompere palle. E però ce li teniamo da parte. Ce li teniamo da parte. Ok, prima di passare il turno, qua. Allora, tu hai la combattività bassa. Quindi, ora come ora, ti piazzo in questa modalità e ti mando ad assediare. Ora, ovviamente, qua saremo assolutamente non in grado di farcela. Però possiamo muovere anche le altre unità. Allora, Crash Paca Montagne esce da questa modalità, si sposta qui. E direi che viene più avanti che può, così da poterlo aiutare. E poi ritorna pure in questa modalità. Invece diciamo alla Vag che deve attaccare anche lei, così si avvicina. Siamo 3 contro 2, dovremmo farcela. Adesso vediamo un attimo cosa succede durante questo cambio turno. Qua è tutto a posto, a parte che con gli orchi c'è poco da guardare. Cioè, è inutile questo tastino con gli orchi perché tanto il commercio non c'è e si vede benissimo da qua. Cioè, da qui si vede tutto da lì perché è talmente semplice, non ci sono cose particolari. La nostra economia rasenta lo schifo. Abbiamo 3 eserciti. Vorrei capire come aumentare questo numero. Perché guardate, se io vado, non lo so, qui e faccio reputa eroe, mi dice che non posso più. Goblin Grande Capo. Clicca per edificio capanna del Grande Capo. Aspetta un momento. Questo qua, Goblin Grande Capo. Ah, ne possiamo prendere un altro? No, infatti, 2 di 1. Come si aumenta questo? Costruisci altri edifici per aumentare il numero massimo. Altri edifici cosa? Cioè, perché lo posso fare? Per via tua? Quindi devo avere questo? Ma io ne ho di sicuro di coroncini di livello 2. Fatemi vedere, tipo qua ne ho. Vedi? Ce l'ho. Quindi non capisco. Rango Goblin Grande Capo. Parte già a livello 4. Fantastico. Va bene, dai, però lo vediamo successivamente. Direi di passare turno e sperare che qua vada tutto bene. Qua potevamo potenziare lui? No, non è salito di livello. Basta. Basta e cambiamo il turno, ragazzi. Che Dio ce la mandi buona. Speriamo che qua vada tutto bene. Sì, la lascio con combattività bassa.
Ok, siamo stati immediatamente attaccati proprio senza neanche vedere l'unità muoversi. Allora, questa dovrebbe essere la loro VAG, quindi ci attacca da sola. Dunque, io il combattimento lo volevo fare, ma questo sembra molto, cioè, troppo facile. Però lo vorrei fare lo stesso, ragazzi. Anche perché sarà un combattimento particolare, mi sa, perché c'è la VAG. Cioè, lui sta attaccando. Le VAG si attaccano tra di loro. E ci sono i miei due tizi che vengono in soccorso. Quindi andrei a combatterla. Andrei a combatterla e noi saremo unità di supporto, quindi dovremmo andare a dargli una mano. E la voglio combattere perché se riusciamo a eliminargli completamente la VAG, poi sarà una marcia trionfale anche sugli altri. Quindi, anche se risulterà forse troppo facile, vediamo di farla. Hanno la stessa armatura. Identici, sono due gemelli. Forse perché sono entrambe vaghe, può essere. Va bene, allora noi iniziamo da qui e boom. Questi non li possiamo comandare, come vedete. Giochiamo d'azzardo perché 5 fa troppo schifo. C'è anche Kray Spaccamontagne tra che forse esce da qua. Esce di rinforzo, non si sa. Uno dei due esce da lì. Ebbene, iniziamo lo schieramento, non possiamo fare niente, iniziamo la battaglia, perfetto. Allora, stanno arrivando i miei tizi, vediamo subito com'è la faccenda, sono usciti. Qua ci sono tutte queste cose, metterei un attimo di pausa giusto per capire che sta succedendo. Allora, qua sono questi, iniziate a muovervi così, perché tanto penso che sia qua il grosso del problema. Voi invece vi piazzate qui, però state a ranghi ristretti, perché se vi piazzo così vi sfondano. Invece qua quelli dietro non si pigliano la carica. State così e quindi saremo un pochino più in vantaggio. Ora come ora il combattimento è in pari, ma presto le cose cambieranno. Allora, direi che tu sei entrato in combattimento, non ancora. Pausa. Non posso fare nulla ancora. Proiettili penetranti. No, questi qua non li posso fare ancora. C'era una maledizione che riduceva la velocità, ma a parte che ormai non sarei stato in grado di caricarla. Allora facciamo così e facciamo così e facciamo così. Gli altri invece si possono posizionare esattamente come meglio credono. Vieni qui. Perfetto. Stanno uscendo anche tutti gli altri. Adesso per ora inizio a farli muovere tutti in questa direzione. Poi li organizzeremo in un'altra maniera perché vabbè. È così che funziona, mamma mia che carica, però non abbiamo perso molto, ora loro sono circondati. Vai. Li stiamo massacrando, noi ne abbiamo perso qualcuno, ma non tutti. Ok, stanno arrivando altre unità. Perfetto. Ok, questo esercito è uscito tutto? Direi di sì. Questo quasi. Va bene, allora, giusto per capire chi è chi, vi metterei poi nel gruppo 1. Questo è Burguz, cioè si chiamava così, poi voi mi avete chiesto di chiamarlo Kurz Alzak, vabbè quello. Allora, possiamo andare lì. Questa unità è finita nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Allora, metterei a posto questo esercito, quindi, gruppo 1. Mi fate una linea di... Vabbè, voi davanti vi prendete la carica, perfetto. Poi dietro gli orchi ragazzi subito. Piazzerei gli orchi ragazzi qui invece. Poi voglio gli orchi gozzi qui così. Bene. Questa galleria che non è molto forte, gli facciamo fare il giro, quindi piazzati qua e andiamo a prendere gli arcieri da dietro. E poi cosa manca ancora? Gli arcieri. Non tu e non tu. Vi piazzate qui così. Anzi, avanziamo con tutti. Quindi voi qui, poi voi che siete gli orchi gozzi così. Effettivamente li sto mettendo che si sovrappongono. Via, via. Allora, voi così. Poi voglio i lancieri sacrificabili che vanno proprio in avanti a prendersi la prima carica. Loro sono già nel posto che mi sembra giusto che abbiano. Allora, qua facciamo così che è più veloce.
E questi li facciamo avanzare, direi. Questi qua sono gli orchi. Questi qua. Perché solo due? Facciamo le cose fatte bene, per favore. Facciamo così. Ok. Dunque, tu e tutte ordini di movimento. Adesso vediamo questi qua se si girano o vanno avanti. Sono già girati verso di noi. Ah, non ho detto a lui cosa fare. Lui si piazza qua. Perfetto. Invece qua c'è Krai Spaccamontagne, è il nostro esercito di Krai Spaccamontagne. Dunque lui è a posto. Vediamo un attimo che fare. Lui è giusto che sia qua, perché questi qua sono i goblin delle tenebre pazzoidi, caricate immediatamente. E quindi prenderei le mie lance, queste qua, e le mandiamo avanti. Così si prendono le future cariche. Poi arcieri qua sono un pochino scombinati, 1, 2, 3, 4, 5, li piazzate qui, però state stretti dietro le lance, che dovrebbero comunque fare il loro lavoro. Tu hai già l'ordine tuo di muoverti. Questi invece, questi qua, finiscono di fare quello che stanno facendo e poi comunque stanno avanzando. Gli diamo l'ordine successivo dopo. Facciamo un gruppo 2 solo per la fanteria di questo lato. E ho anche dei lupacchiotti che tenderei ad unire qui insieme a questi lupi. Così poi li comandiamo tutti assieme. Perfetto, direi che possiamo togliere la pausa. Attenzione che caricano. Lance. Andateci sopra. Ok, io i lupi non gli ho detto di andare lì perché è vero, ce n'erano due, non ho comandato i secondi. Bene, attaccate qui. Voi che siete lanci dovreste comunque avere dei vantaggi. Ottimo. Allora, gruppo 2, dritti. Perfetto. Ok, abbiamo eliminato anche questo problema. Voi insieme a questi qua. No, non li ho presi. Allora, voi insieme a questo qua. Tutti e quattro. Va bene se passate da lì, tanto siete un pochino inferiori come numero. 1, 2 e 3. Avanzate. Ne ho preso in mezzo un altro goblin. Va bene. Vai, attacca, attacca, attacca. Va bene. Allora, diamo il compito. Fermi che mi sono dimenticato di fare una cosa. Devo dare a lui questo comando. Glielo diamo anche a lui, almeno si salvano. Poi a tutti gli arcieri di tutti i tipi. Allora, tu fai questo. Tu fai questo. E tu fai questo. Perfetto. Allora, questi arcieri. 1, 2, 3, 4, 5. Visto che loro sono selvaggi. Guardate i selvaggi come sono, ragazzi. Sono fortissimi. Hanno addirittura uno scheletro lì, cioè sono bellissimi. Tra l'altro, una cosa fighissima degli orchi selvaggi, a parte quanto sono grossi, e ora ci becchiamo questa carica. Loro pensano che colorandosi diventano più forti, ed effettivamente questo accade, cioè nessuno si spiega il motivo, ma così è. Allora, goblin delle tenebre, caricate. Lupacchiotti, spostatevi di là, e direi basta. Qua siete tutti in position, quindi riprendiamo il comando anche di questi e avanziamo in maniera molto più decisa. Pigliamo questa lancia qua, la mandiamo direttamente all'attacco. Questi qui gli diciamo direttamente di attaccare. Poi gli orchi ragazzi qua li mandiamo direttamente qui così. E mi sono dimenticato di qualcuno? No, i lupi li sto muovendo. Diciamo a lui di venire qua. Mandiamolo all'attacco, chi se ne frega. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Gruppo 2. Allora, di per sé il gruppo 2 deve fare così. Poi, però, nello specifico, dobbiamo cercare di dare dei comandi più importanti. Allora, qua attaccate questo, questo e questo. Qui tu cerca di resistere e tu dagli supporto, mentre tu mi fai questo giro di qui e ti prepari poi ad attaccare loro, che arriveranno qua. Senza darci la possibilità di respirare. Vediamo questa carica.
Però loro sono comunque dei fanatici pazzoidi, quindi non sono proprio delle pippe. Perché loro hanno davvero un attacco altissimo, però non hanno difese, quindi muoiono come dei ciula. Qua stiamo sparando come se non ci fosse un domani. Ho dato il compito agli arcieri miei qua di attaccare. Sono questi. Direttamente l'attacco, direi, come ordine. Lupi, allora. Dove sono finiti i miei Wolf Riders? No, mi sa che sono passati in mezzo e hanno fatto una bruttissima fine. Errore bruttissimo da parte mia perché potevo eliminare tutti questi arcieri in una volta sola. Allora, carica di qui. Qua va abbastanza bene tutto. Qua non state facendo niente, dai, tutti dentro. Tutti dentro. Tutti dentro. E basta, qua si stanno spostando tutti. Qua direi che diamo il compito di attaccare gli altri arcieri in modo che non facciano fuoco amico. Perfetto. Qua stiamo proprio facendo stile orda, non c'è niente che loro possano fare. Fatemi vedere dov'è il capo. Crash pacca montagne, fammi pietra del potere. Ma perché sei lì così da solo? Cioè non mi piace quando capitano queste cose. E poi sempre tu. Tu non hai nulla che puoi fare, quindi niente. Crash pacca montagne, mi fa colpo su di lui. E sparami contro di loro, vediamo se parte la magia. Dai. Oh, vediamo un po'. Quasi. Tornate qui, fatemi pure un tornate qui, perfetto. Qua la carica c'è stata, alla grande tra l'altro. Ok, vittoria, ma qua gli ragazzi li seguiamo tutti, dobbiamo farli fuori. Dobbiamo farli fuori il più possibile. Attaccate, attaccate, attaccate. Attaccate qua, tu attacca lì. Sparami un'altra bomba, Cry. Vediamo un po'. Boom, baby, ci siamo presi i nostri? Grande? No, non lo so. Prendi questi, dai. Dobbiamo farne fuori il più possibile. Purtroppo stanno scappando un po' tutti in questa direzione perché ho giocato male con la cavalleria. Avrei dovuto fare passare da dietro con control. Cioè, vedete, così posso dire cosa fare, però non l'ho fatto e quindi vabbè, pazienza. Cercate di attaccare più possibili, inseguiteli tutti. Qua possiamo anche velocizzare a questo punto. Fate fuori lui. Vabbè, quasi. Comunque è stata una sconfitta abbastanza decisiva per la loro Vag. Ovviamente è stata una battaglia anche molto facile, ma va bene così. Ha preso le cariche prevalentemente loro, ma vedo che se la sono cavata anche abbastanza questi goblin, perché abbiamo le lance anche migliorate. Perfetto, termina battaglia. Termina battaglia. Speriamo che siano morti tutti. Lui sembra essere praticamente defunto. Qua non abbiamo perso quasi nessuno, è andata molto bene. Cry ha subito le perdite maggiori, ma perché ha subito le cariche. È andata abbastanza bene. Non ne abbiamo uccisi però molti di più dei nostri. Ma loro avevano unità con poche. Sono rimasti i troll. Però vedete che loro avevano unità con pochi membri, questi sono tipo 45, mentre qua sono molti di più, 90, 75. Va bene, allora, lui non si è fatto praticamente nulla, la mia Vag, perfetto, tu hai bisogno un po' di cibo. Però ti posso usare come esercizio di rinforzo, miglioriamo la disciplina e basta. Perfetto, si sposta da quella parte, vediamo un po' che succede di qua. Quindi la vaga è lì, ma adesso attacca ancora. Quante volte attacchi? Va bene. Per fortuna abbiamo fatto questo che aumenta la disciplina. Questo qua, combattività bassa. Oh, ok, stanno attaccando lui. Stanno attaccando lui ed è l'esercito di guarnigione. No, non è vero. È la vaga distrutta. Allora, arrivano anche questi ragazzi. Una battaglia l'abbiamo già fatta, non posso farne due all'interno dello stesso episodio, anche se quella lì era più facile. Questa qua direi che la risolviamo automaticamente. Perfetto, li abbiamo fatti fuori praticamente tutti. Questa qua è il loro esercito principale. 2500. Allora, qua c'è bisogno di mangiare però. Quindi, pappa. Se no questi qua ci muoiono. Pappa, pappa, pappa. Vorrei vedere se attacchi un'altra volta. Questo cos'è?
La mappa si muove da sola. Ah, questo tizio qua non sta parlando perché gli ho detto di testo e audio. In poche parole sta dicendo che pessime Prepara per notizie, bene le tue signore. difese, Sta è poiché arrivato le il forze del caos. caos bramano spargimenti di sangue e non risparmieranno nessuno. È arrivato il caos. Ah! Allora, i tentacoli del caos si agitano e si allontanano dalle distese maledette, macchiando la terra e seminando dissenso. Le loro forze corrotte si rafforzano e i loro agenti si trovano ora nei territori esterni, quindi già nei nostri, e diffondono la dannata contaminazione dei loro maligni. Ecco qua, ascesa del caos, corruzione del caos più uno. Dietro di loro gruppi di guerrieri predoni guidati dal più fervente dei condottieri del caos, bramoso di provocare distruzione nel nome dei poteri perniciosi. E allo stesso tempo sempre più combattenti raggiungono un punto focale nella desolazione del caos, che è la zona lì in alto, un legame di potere che trascende le loro futili rivalità e li spinge a unire i loro stendardi sotto quelli dell'Orda. La sciagura si avvicina, solo con la forza potrà esserci la speranza, quindi dobbiamo far fuori il caos, ragazzi. Wow. È aumentata la resistenza fisica di qualcuno, abbiamo rubato una pietra della fortuna. Il nemico ucciso in battaglia dall'avversario nostro, quindi abbiamo distrutto lui, è stato il nostro condottiero a farlo fuori, grande. E ho ottenuto un talismano per Crash Pacamontagna. E disciplina, uno squig. Ah, allora, cosa sono gli squig? Io non sono un esperto del gioco da tavola, ma me l'hanno spiegato. Sta iniziando a piovere, quindi sentirete un po' di pioggia. Praticamente sono degli specie di esseri che i goblin cavalcano questi cosi e loro mangiano i goblin, quindi i goblin sono proprio dei cretini. Comunque saltano in giro, sono delle robe rimbalzose, devastanti. Allora, un corpo sferico con occhietti brillanti e fauci enormi. Questo squig ha dubbi meriti in quanto a mascotte, ma fa meraviglie quando è va bene, ok, perfetto. Allora, c'è ancora un esercito loro mezzo morto. La Vag è qui. Direi che possiamo attaccare, ragazzi. Però prima ovviamente potenziamo questi. Allora, tu mi fai questo qua, che secondo me è fondamentale. Poi, altre robe potenziabili? No. Ah, se sei salito di 2 livelli, forse. Allora, visto che hai tutti quei bruti, iniziamo a fare selvaggi. Poi, Cry spacca montagna. Cry, possiamo far salire anche Cry. Cry. Perfetto, lui non possiamo fare nulla, ottimo, ok, possiamo far salire Gringor che a furia di razziare è salito di livello e a questo punto metterei ancora Predatore perché lui è un Gringor razziatore. Nel prossimo turno la Vag attaccherà qui. Perfetto, possiamo spostare questo ancora un po' più in qua. Direi di unirlo a Gringor lui. Quindi inizia a venire direttamente qui, l'episodio è finito, entra qui dentro, però lo vorrei finire e dai, non puoi entrare probabilmente perché sei in qualche stato strano, comunque mettiti lì così ti vedo e mi ricordo di te. Fatemi vedere un attimo, allora potremmo razziare ancora qua, potremmo razziare Barak Var, quindi Gringor esci da questa modalità. Ti muovi Cicinino, tipo fino a qui. Poi ritorni in questa modalità, così il prossimo turno puoi attaccare lei. Oddio, lo potresti fare già in questo. Però prima spero che la Vag crepi. Cioè, questo è il mio obiettivo, far morire la sua Vag. Va bene. Allora, direi che il turno intero non lo facciamo, ma la battaglia qua potremmo farla. Loro hanno comunque ancora in giro delle unità, ma sono tutte mezze morte. Anche i nostri non sono messi benissimo, soprattutto gli orchi selvaggi, cioè gli orchi grossi. E qua va bene, ragazzi, interromperei l'episodio qui, c'è stata una battaglia, quindi non siamo andati avanti di tanto. Nel prossimo direi che completiamo la distruzione di questo esercito, speriamo che muoia questa vaga e ne creiamo un'altra, poi Gringor inizierà la conquista dei territori là sopra. Nel frattempo è arrivato il caos, ragazzi, quindi dobbiamo stare un po' attenti a quello che accade là sopra.
Fatemi controllare solo qui, potremmo fare delle cose particolari, no, niente di che. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e commentatene a proposito e condividete il video con i vostri amici. Come sempre ci vediamo sotto nei commenti e... fermi tutti, che è sto qui? I think not. Questo qui è il tizio del caos. Cosa sta facendo? Cosa fai tu? Perché ora c'è la corruzione del caos che avanza. Quindi andiamo un po'. Obbedienza. Corruzione del caos. 3%, 1%, 1%, 1%. Ah, mi sa perché c'è lui, sale. Il 2% qua. Qui lo 0, forse perché c'è un agente. 2%. 100%. Wow. 2%. Quindi la corruzione avanza. Quella vampirica? Ah! Quella vampirica è abbastanza diffusa qua. Beh, ovviamente qui ci sono loro, però è abbastanza diffusa. Sta iniziando a piovere di brutto, ragazzi, vi saluto e ci vediamo sotto nei commenti. GG a tutti!